18. Occhi al Dalcin, scusa Daniele, perché riesce a calciare nonostante un pallone molto lungo, ha allungato il piedone. Palla dentro, Raubo, Thiago Perez. Termina a terra, forse un fallo, si gioca Ugherani cost to cost. La parata in spaccata di Casassa. Pallone fuori Dalcin. Si sposta, palla sul sinistro, conclusione centrale, poi Creaco. Anche un diverbio tra Massimo Abate e il terzo arbitro Elena Lunardi, gli ha intimato di iniziare a fischiare. Occhio a Divanei, grande spaccata da parte di Thiago Perez, poi il fallo da parte di Vilde su Danicic, cartellino giallo anche per il capitano del Ciampino Ania. Vilde ovviamente partita lunghissima, Vilde! Thiago Perez in due tempi, la tiene sulla riga, occhio che la porta è vuota, è partito Gherani, parte anche Dalcin. Su di lui risale Danicic, l'imbucata, il pallone che riesce. Diaz si accentra a sinistro, ancora una volta lì su quel palo, Thiago Perez. Andre Santos, di nuovo in avanti il CMB, Mohamed, pallone intercettato, arriva Basile, il tiro in spaccata, poi Mohamed cicca il pallone e Sutton lo allontana. Meriterebbe qualcosina in più. Stazzone, tiro ripiegato in ottima chiusura difensiva da Gia Paviera, che adesso viene servito e poi il diagonale trova la deviazione di Weber in calcio d'angolo. Era stata pregevole. Basile si coordina, grande risposta di Pietrangelo. Parte Oitomeia, il tiro deviato da Pietrangelo. Riparte Mohamed, c'è spazio per Basile, si accentra Basile, il tiro, la respinta di Pietrangelo. Pressione di Basile su di lui, scucchiaiata verso Denner che spizzica il pallone per Juanfran. Juanfran, il tiro, risposta magistrale di Weber. Siamo proprio adesso al via del match fra Italservice Pesaro ed L84, l'ultima partita prima delle Final Eight di Coppa Italia. Gara iniziata subito, una conclusione dopo 8 secondi da parte di Onofrio. Comunque corner, c'è De Luca che appoggia per Salas, botta deviata, ancora corner, bravo Luberto, battuto subito ovviamente la squadra di Colini, ora sta alzando i ritmi, palla in verticale per De Oliveira, Salas è una parata straordinaria di Luberto. Palla in mezzo, attenzione, troppo solo di calciare, troppo libero di calciare Edu. Al netto dell'occasione di Salas che ricordo per quanti si fossero collegati da poco o comunque sia adesso, ha visto un Luberto strepitoso e non faccio in tempo a dirlo che esibisce un'altra gran parata sul destro di Fortini. Ora attenzione all'azione offensiva, scusa Giovanni, Toni Dandella prova ad accentrarsi, lascia il pallone a Salas, quindi De Oliveira prova ad alzare il ritmo, la formazione di casa, Salas sulla sinistra, calcia Luberto, altra parata. Pressati giallo-blu, dialogano nei pressi della porta, rischiano, bravo Iosico a sgusciar via da Cuzzolina, allora la difensiva si tramuta in offensiva all'azione dell'L84, calcia Tuli, grande azione, applausi all'L84. Onorio, imbucata buona per Cuzzolino, si accentra Cuzzolino e trova la replica di Pedro Siqueira. Podda sinistro e spindola in due tempi, para, guadagna la sfera De Oliveira, rischia il fallo la L84. Toni Dandel, buona giocata del capitano, destro sinistro, gran numero di... subito la meta Catania che con Matamoros, vediamo, si gira e subito arriva la prima conclusione particolarmente alto, ancora lì Dios, arriva il sinistro da parte di Giorginio e la pronta parata da parte di Dovara, ancora con il suo sinistro che può essere letale per il Lido di Ostia. Arriva la conclusione di Rossetti. Sinistra, Matamoros, 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 Matamoros per Alonso. E sarebbe stato un gol incredibile. Fischi assordanti al Pala Catania. Ferreira, pallone largo per Casens che prova. Alonso, bello l'1-2 con il numero 14, Matamoros, Matamoros. Riparte nuovamente l'Olympus Roma, Dimas in avanti a cercare Marcelinho, lo spazio c'è, prova a calciare col destro, la risposta di Gagni. Possesso nel palleggio, 5-30, attenzione, la recupera Arillo, può calciare Arillo, se la porta lo fa, la risposta di Tondi. Il tocco all'indietro, poi ancora Dimas, punta Fernandinho, la giocata col destro, Gagno c'è. Nicolò di la giocata, poi Gagno due volte, che cosa ha preso Marzio Gagno?
in avanti, buono per Marcelinho, il sinistro al volo, che cosa ha preso ancora Gagno, ma che cosa stava facendo Marcelinho? L'errore qui di Arino, tutto regolare, Marcelinho, attenzione, ancora l'uscita di Gagno, Nicolodi, Grippi, Nicolodi, il sinistro, Gagno risponde presente. Ancora la conclusione, Gagno c'è. Tanto passaggio complicato di Salas, la giocata di Crema che salta Coco Wellington, ma c'è André che col tacco torna dal numero 10, che ha un po' di spazio, salta Oselito, ancora Coco Wellington, il tocco sotto palo. Che giocata di Coco Wellington, poi Salas rischia, bello buono, dice di no Murillo. Calcio a bocca, Mammarella col backer, Coco Wellington con l'interno mancino, attenzione al mancino poi di Misael sulla sponda di Eric, bello buono. Micheletto riesce a calciare, Mammarella attaccato da Petrov, occhio a questo rimpallo dopo il tocco di André Ferreira, va via Crema, palla per Petrov, Mammarella, che parata, cerca e trova Oselito, va a puntare un imbo, scarica Micheletto, Mammarella con la coscia sinistra. Coco Wellington, la finta, rientra sul destro, ancora Coco Wellington, bello buono, dice di no, cipa Crema, sbaglia, va via Salas, occhio un po' di spazio, Salas la finta, rientra sul destro, Salas, Mammarella, Salas anticipa Misael, riparte il Real con il Ciolo che poi calcia, Mammarella, ancora Salas sulla linea, Maltauro, Maltauro che ha un po' di spazio nel cerchio di centrocampo, serve Coco Wellington che va da André Ferreira, il colpo di tacco di Eric, bello buono, Murillo, André Ferreira, palla passa, bello buono, Salas, Ercolesi, Mammarella, cosa ha preso?